Sono stati diversi gli spunti interessanti emersi nel corso del convegno Agricoltura ed Ambiente tenutosi a Sala Consilina nel giorno di San Valentino. Vale la pena ritornare in particolare su alcune riflessioni e una proposta operativa che hanno caratterizzato l'intervento di Salvatore Gasparro, delegato Coda Consvallo di Diano per il settore agricoltura. Per focalizzare la situazione attuale del comparto agricoltura nel nostro territorio, Gasparro ha proposto una simpatica immagine capace di evidenziare che senza la collaborazione da parte di tutti, agricoltori, forze politiche, consumatori e grande distribuzione, siamo destinati a restare nelle condizioni di 40 anni fa. Già all'epoca, in occasione di comizi pre-elettorali, si parlava infatti di come sviluppare il comparto agricoltura. Dopo tutti questi decenni, ha sottolineato Gasparro, la situazione nel Vallo di Diano è ferma, ancora la fase di discussione, nonostante i quintali di fogli di carta sprecati in progetti assurdi ed i miliardi di lire prima e i milioni di euro dopo utilizzati per le consulenze e la redazione di programmi, ci troviamo a constatare che nella fase pratica resta il vuoto più assoluto. Probabilmente sono stati anni e risorse sprecate. È evidente quindi che necessita sviluppare sia la produzione che il consumo dei prodotti locali, in modo da assicurare la permanenza dei capitali all'interno del territorio, innescando un ricircolo di denaro tra produttori, esercizi commerciali e consumatori. Ogni qualvolta il consumatore acquista prodotti provenienti da produttori extraterritoriali, solo una piccola parte del guadagno resta a livello locale. Infine, la proposta presentata in anteprima dal delegato Coda Consvallo di Diano per il settore agricoltura, il progetto denominato Agricoltura Eco Locale. Si tratta di un progetto, ha spiegato Gasparro, che non richiede investimento di capitali o spese, ma che consiste in una promozione di un marchio a cui chiunque può accedere rispettando un disciplinare di produzione o di utilizzo. Il marchio, come una bussola, potrà guidare il consumatore attraverso gli esercizi commerciali per rintracciare tutte le produzioni locali, favorendo così il consumo dei prodotti del Vallo di Diano e di conseguenza il ricircolo e la permanenza dei capitali nel nostro territorio.